Dove tornerai a casa? Oh man, it's a difficult choice, you know? I have New York, I have Chicago, I have St. Louis, I have LA, the city of dreams. Oh man, it's tough decision, you know? Allora, fratelli, lo so, vedo che volete New York, ok? I know. Sondaggio, ok? Volete LA? Dai, ok, andiamo a Los Angeles. Anche se è la scelta un po' banale, nel senso che ci stava anche andare a Chicago, a St. Louis. Che poi non vivrà mai a Los Angeles lui, cioè va a LA, ma vuol dire che vive a Chino. Riverside. Mi sta cadendo un botto, raga. Vabbè, ma non perché l'NBA, perché è un gioco fatto bene. Ok, io devo imparare a difendere, però. Non so difendere. È forte lui, eh. I appreciate the run, man. That was a good. Ah, vabbè, minchia, però, cioè lui è forte. All right. No, you say it. I can call you anytime. Really? All right, cool, cool. Yeah. Well, you can tell me your secrets. You want to confide in me? I'm down Friday night, let's do it. Bella però sta parte qua. Ma raga! You nervous? Lei ha sempre gli stessi pantaloni, però le stanno bene. I gotta show out to get the official NBA combine invite in Chicago. You've been playing this game your whole life. Let fate handle it. I think there's a little bit more strategy to it than that. Adesso capiamo, ragazzi, è tutto nuovo per me. Non sta rompendo più il cazzo per il suo amico, ha capito che... Oh, raga, comunque è un figo, eh. Il giorno dopo, lei è sempre stata uguale. Israel Bacon, meet Shay. Pleasure, young brother. How's it going? While you were out there weaving between cones, Israel approached me about a really unique opportunity. A signature sneaker. You serious? Hey, who are you with, Puma? I left the corporate side a few years ago. Spent the last two years traveling. Educating myself. È figo comunque che c'è tutto in sto gioco. Cioè è molto più grande di quello che vediamo. Ci sono anche un sacco di sponsor, di robe. Cioè è fatto proprio bene. The company is called Conflict. Since we don't have overhead, we're able to give 50% of our proceeds to young children living in conflict regions throughout the globe. Don't get me wrong, I get what you're saying, but this just seems a little bit premature. Honestly, right now, I'm just praying I make a squad. That's it, right there. Humble. See, people relate to the struggle, the hustle. That's how. Senti, io sono numero uno in Italia, ok? Lavoro con 400 persone. Investors appreciate your interest in me, but this is not. Niente, rifiuta anche questo. Ma sì, andiamo a prenderci dei burritos. Questo è bello sicuro di sé. So, pre-draft. Anxious? Yeah, but you know what? It's time. Fair enough. Damn right. But I do wanna kick your. Non ha preso il burrito, il realismo. Oh, Issa? Yeah. Oh, she just helped me out. I trust Issa. Okay. Well, did she have anything to do with you? Modi, cioè devi rinunciare a Isa. Mi spiace, ma rifiuto. Che cazzo? Cioè, Isa ti porta da uno, rifiuti. Poi vai da un altro, ma devi rifiutare Isa, allora rifiuti. Nel frattempo il panino è freddo. Dai, mangiati sto chicken. È freddo. Oh, eat the damn burger. Come on. Non è possibile, junk food. È un talento. Isa non si... Eccola Isa, è uguale, ancora vestito uguale. C'ha gli stessi pantaloni, sono i leggings che mette anche Cardi B, quindi è convinto di avere un bel culo, li tiene. I'm not changing the world, I'm not Che Guevara. Mi dissocio. Niente, Isa c'ha sempre gli stessi pantaloni, bellissime. You realize how much money I cost myself by staying in school these last few years? Un botto di dialoghi. I mean, if I had. E ogni volta che parla allarga le braccia così. Capito? Perché l'amico si è fatto male, ok? Allora io ho detto, fanculo amico. Io adesso litigo con l'allenatore, esco dalla scuola. Mi trovi, ecco, mi trovi lo sponsor. Rifiuto, ok? Excuse me? Hai capito bene? You know I did nothing of the sort. I supported you, sure, but those were your. Non mi interessa, volevo mangiare il burrito e mi è arrivato un chicken burger. You should have stopped me.
all'altro agente, ma io di Isa mi fido. Va da Isa. Non ci sto. Voi tiratene fuori? Adesso scrivo un messaggio a Donald Trump. Isa, comprati un paio di pantaloni, dai, e chiudi la porta, per favore. Peccato, perché mi piaceva. Mi piaceva sta ragazza, ok? Look, Che, if you want this combine nod, you're gonna have to perform in these scrimmages. Stay within yourself, but be vocal. We're selling you as a locker room guy, yeah? Yeah, cool. Che ain't got no worries. Ecco un altro trappettino di zona. Poster boy for principal. That's funny, Alex. Well, I'd rather be the boy getting posted if it means I'm making a squad, you feel me? Yeah, check this out. Questo mi piace questo qua che sembra Obi. No, I'm from Arkansas. Youngest of 12. My dad worked in a mill. Nothing special about the way we grew up. Just poor folks. Sure some of you guys can relate to that, right? Yeah. You know, coming out of high school, I was only 6'1". 150 pounds. Wet. I only received one offer. Central Arkansas. Ok, Scotty! Scotty, ignorante! Between my freshman and my junior year, I caught inches. Yeah, I was 6'7 and starting to feast on cats. But this ain't no Duke. This Central Arkansas. My coach is going crazy, going broke, calling all over, trying to get scouts just to come check. Ve l'ho detto, raga, non ho questa gran cultura dell'NBA. Marty was known as the super scout for the NBA. He's helped out a lot of people like myself, John Stockton, Ben Wallace. He got us each into the Portsmouth invite, which changed our lives. If you want it bad enough, if you're willing to sacrifice, it will find you. I got six of those to prove it. Ok, ora se faccio una stronzata è finita. Che bomba! Preparatevi ai draft, ragazzi. Ci sarà qualcuno che entrerà e qualcuno che non entrerà. E quello che non entrerà sarà proprio voi. Proprio forte nei canestri. Ho capito come fare. Ho capito. Stavo andando. È andato lui. Bel colpo, fratello. Ci tenevo a dirlo, io ci tengo molto all'amicizia. Ho fottuto un college per quello. Va bene, ci siamo ragazzi. Devo soffrire un po' la mira, sono un po' teso per il draft. Se me la passi giuro che entro e segno. No! Sto iniziando a sbagliare troppo. Bello questo passaggio. Fratello, questo è mio, eh. Questo è stato un più 4 di assist. Questo ho fatto un bel assist, ho fatto la finta e poi... Che palla gli ho dato? Guarda qua come mi scaldo, Paul Bakuna. Paul Bakuna. Devo tirarla io, però te la lascio a te. Che scemo. Vabbè, ma dai, te la sei fatta rubare però qua. Che babbo. Questo era molto bello. Dai ragazzi, dai, ho fatto 12 punti su 19, 2 assist. Not bad, my friend. Bakuna meno. Not bad. I'm rocking. È il 28esimo uomo più alto al mondo. Vabbè, no, non male. Paul Bakuna. Squadre interessate. Ah, minchia, era importantissima questa, devo giocare meglio. Allora, purtroppo non i Golden State Warriors, che erano quelli che volevo, però ho visto i New York Knicks, allora a sto punto andiamo a New York. Addirittura, cos'è? The City of Dreams.
Bella vista, il manager. 3 months, guys. 3 months dedicated to the game. Sembro io nella live di Panetti, l'ho visto così, identico. Cool. Great. That's what I thought. Okay, let's move on. Anche i capelli ormai ce li ho così, mannaggia. Hey Dean, how do you do the? Oh, there's a button actually called calendar. Oh, great. So, official combine invites go out the first week of May. If you're both invited, we'll go out to Chicago on the 16th. After that, we'll be arranging some private workouts with interested teams up until draft week. And then, summer league. But for now, for the next 3 weeks, you guys are going to be in the gym. Your food is going to be delivered to your apartment. Now, I don't need to tell you how quick perception can turn. You're going to find the road is real treacherous if you find yourself fighting for a job in summer league. Understand? Okay, now let's talk social media. All right. I mean, I get it. You're young guys. If you want to post something, get your trainer to send you some workout footage. I'm sure people would be stunned to find out that dudes who get paid 9 figures actually work on their craft. Okay. Any questions for me? No, I'm good. Perfect. Feel that? That's the anxiety, all right? Use it. Let it fuel you. I mean, Jesus, look at me. I'm sweating like a fat kid at a candy shop. Speaking of, I'm gonna get some popsicles. You want some? We have a whole ton. No, I'm good. All right, well, I'm gonna make a dent. Una di quelle barche a vele sarà nostra presto. We'll meet here every morning at 6. Va bene. Prepare for the combine. After lunch, you hit okay. The court. Have you received your first week's supply of food and supplements? Yes, ma'am. It's not the army, fellas. Loosen those shoulders. Diventeremo amici, bro. Diventeremo amici. Ti vedo sei simpatico, anche se sei francese. You can chill. And Che, I need you neat and tidy because we have a meeting in an hour. A meeting with who? Who knows, man. Come see. Come on, Bailey. Later, Stacy. Bye, Zach. A dopo, esce dicendo a dopo zuccherino. Indicando Stacy così, che cazzo sei? Non ci vediamo dopo, piccola. Stai annoiando, Era meglio il college. Però hai sfanculato tutto. Eccolo qua. Mav, we'll see you now. Great. You mean with Maverick Carter? Yeah, man, act natural. Guys, look, unless we're talking real partnership, we're not going to be interested. I won't be able to get LeBron to move off his couch unless it's equity. So thanks. Minchia, sorry Jordan, to keep you guys waiting. Have a seat. Good. So look, Mav handles all of LeBron's marketing and I am more than an athlete, scritto gigante sul muro. Raga, questo è una leggenda, però. Besides being a great agent, is he really lets his players grow and make their own decisions. See that? 10 out of 10 review. I gotta add that to my Yelp page. So look, Che, look, I like you. Bron does too. But here at Uninterrupted, what we focus on is really giving athletes a voice, really giving them a platform to become more than an athlete. Like, I know you're focused on the draft, and that's the right thing, because that's most important to you, but we've talked to a couple of brands. Tipo, i brand e le felpe sono fatte un po'. Yeah, absolutely. They saw what you did at Bay City, and most importantly, they're interested in your story. But look, before you get excited, you gotta realize one thing. These aren't like super rich deals that are gonna change your life. And there's nothing wrong with taking these short deals along the way, as long as you don't sacrifice the long money. Yeah, see, look, Che, in the grand scheme of things, these guys are putting down loose change to tie you up for like a couple years. Now, if you flame out, that's the cost of doing business. But if you blow up, they just got Fifth Avenue product for Canal Street prices. And right now, you're hot. But along the way, you have to figure out what type of player you think you're going to be. Forget what Z thinks or what I think. What do you think you're going to be? Do you think you're going to be... Dovevano aggiungere la roba che tipo posso rispondere. But you really got to focus on getting to that second tipo, che giocatore vuoi diventare? Migliore al mondo. So, you thinking about what Mav said? Mm-hmm. Got any wisdom for me, Mr. Super Agent? Well, Mr. Super Agent, ne sto già memando. But I'm not you. I can't tell you what kind of player you'll become. Ok. Sentiamo che dicono. Niente, mi hanno ascoltato. Ok. Yo!